E questo è l'ingresso dei protagonisti in campo. Dirige questa sera un fischietto siciliano che guida anche la fila, Daniele Virgilio. Occhi negli occhi, prova a puntare il lato corto dell'area, giocatrice di proprietà della Juve. Palla velenosa e il Como arriva alla conclusione con Di Luzio. La risposta di Francesca Durante. Attenzione al tentativo di Beccari, traversa, Inter rimbambolata in difesa in questa fase. Insiste ancora il Como, altra conclusione e libera poi Christian Sdottir. Gioia, palla morbida, la mette giù con un numero, la nasconde Bonetti, cross. E alla fine stringe i denti il Como, adesso chiamato un fuorigioco che però non c'è. Polli va in porta, la bandierina non si è mai alzata e il gol è buono. Tra le proteste della difesa del Como ha segnato Elisa Polli, che chiaramente non si è fatta distrarre dalla situazione appena le è arrivato il pallone. Catrici con il braccio in alto, ecco qua, chiaramente non siamo nella posizione giusta per poter valutare. Attenzione a Angioia che prova a partire, vince il contrasto Ajar Angioia, va a puntare Rizzon e Borini, poi allarga per Elisa Polli che calcia col sinistro. Calcio di rigore, eh sì, di Elisa Polli. Vediamo da qui, aveva inizialmente messo le braccia dietro la schiena Rizzon e poi si va. Bonetti spiazza Corenciova, Como 0 Inter 2. Opportunismo, cattiveria, due episodi e due gol. Segnazione di questo calcio di rigore, secondo di fila trasformato da Bonetti dopo quello nel secondo tempo di Bogliasco con la Samp. In azione di ripiegamento sulla linea di centrocampo praticamente. Beccari parte anche lei molto arretrata. Carla Ernas, gran movimento e va sulla traversa. Ha calciato all'improvviso Giulia Carla Ernas. Poi converge verso l'interno, alla fine cerca Bonetti, aggancia il pallone quasi in acrobazia. Attenzione a questo pasticcio per Elisa Polli che ne approfitta. E qui disastro della difesa del Como, si è inserita Elisa Polli, doppietta, se la ride, pallone vagante dalle parti dell'area e lo manda in porta. Rivediamo l'errore sul tentativo di retropassaggio, qualcosa del genere, di Lippmann. Ha provato a rimediare Rizzon, Elisa Polli aveva capito tutto del mezzo disastro combinato dalle avversarie. Sul pallone Miyashi, ma attenzione perché si gioca ancora con Beccari che finisce giù, questo è il rigore. Dopo diversi tentativi, il Como. Qui Beccari ed è stata Elisa Polli a sgambettarla. No, è entrato il gol di Rizzon, sembrava aver parato Francesca Durante. Conclusione centrale, alla fine accorcia il Como con Giulia Rizzon. Invece no, rivediamo. Non più di quello di Carravetta, ma il legame rimane molto forte. Simonetti nel frattempo prova a innescare Marinelli, c'è un buco nella difesa del Como, Marinelli incrocia il destro del Como. Inter messa chiaramente molto molto bene quanto a centimetri, palla lunga, la sponda di Carla Ernas, colpo di testa ancora dentro per Beccari che calcia, ha colpito un'avversaria, si continua. Carravetta stringe il destro e non trova la porta, anche lei davvero per poco. Calcio di punizione per il Como che vuole togliersi la soddisfazione, va a colpire la traversa, incredibile. Poi Carla Ernas, poi Beccari, scivola, non c'è nulla. Insiste ancora il Como, calcia dal limite dell'area Kubasova senza trovare la porta. Può bastare così, 3-1 per l'Inter che vince una partita tutt'altro che semplice per lo sviluppo che ha avuto soprattutto nel primo tempo.